buongiorno. Allora, oggi siamo in questa bellissima giornata di sole, non male, in questa cava dismessa del bosco di Pesa Grande. Siamo alla presenza del nostro nuovo assessore della nuova amministrazione, la Greca. Assessore. Assessore va bene. Benissimo, perché qua c'è la specificità, ognuno ha le sue idee. No, perché diciamo no, che ancora non sono abituate ad avere le donne e gli uomini, anche diciamo, anche se la Meloni adesso ci dà e ci ha spianato un po' la strada. E quindi pertanto ci facciamo a chiamare assessore per dare insomma quella parte insomma di forza che abbiamo anche noi donne. A mio parere, o assessore o assessora, quello che conta è il contenuto della soddisfazione, insomma. Va bene. Allora, cosa ne pensa adesso di questa prima edizione qui al bosco, di questa fiera degli animali? Allora, questa fiera degli animali è stata pensata qui nel bosco per rivalutare e riqualificare il nostro territorio, perché il bosco fosse per anni abbandonato un po' per colpa degli incendi che si sono succeduti in questi anni, 12, 17, 2021, un po' anche per colpa della pandemia. Quindi c'è anche da dire che la gente ha bisogno di uscire, ha voglia di vivere questi nostri territori, questi nostri spazi. Pertanto io ho pensato, perché l'abbiamo pensato, tanta gente prende i pullman, prende i propri mezzi per andare negli zoo lontani da noi, dal nostro paese. Però noi abbiamo dei territori qua che sono altrettanto belli. Stiamo parlando di 2000 ettari di bosco ed è l'occasione, tant'è vero, voi potete notare che ci sono soltanto dei cavalli, ma è stata l'occasione della fiera degli animali per far vedere ai nostri compaesani, ai nostri cittadini, che il territorio noi ce l'abbiamo e dobbiamo riqualificarlo e dobbiamo farlo tutti quanti insieme, perché io da sola non arrivo da nessuna parte. L'amministrazione, il nostro sindaco, sarà qualcuno e qualcuno solo se tutta la cittadinanza è al nostro fianco, non dietro, è al nostro fianco. Esatto, la cittadinanza deve sempre collaborare, se no altrimenti no. Alla Gradina c'è una brutta abitudine, qualunque cosa succede è colpa del sindaco, qualunque cosa succede. Quindi questa è la volta buona che i cittadini gravinesi si diano da fare. Io devo dire che invece la città sta rispondendo, sta vedendo e sta apprezzando le nostre iniziative, tanto è vero la volontà anche di mettere queste navette che partono dalla posta centrale e arrivano qui al bosco per tanti motivi. Uno di questi è per il nostro, per la natura, per proteggere diciamo, questo programma green, perché il bosco ha bisogno di essere tutelato e lo facciamo così, evitando diciamo, l'afflusso dei mezzi di trasporto personale. E la gente sta rispondendo, sta arrivando, mi hanno chiamato, mi hanno detto che ci sono centinaia di persone ferme, le navette sono due bus che stanno lavorando, grazie anche a loro che si sono messi a disposizione di questa amministrazione, perché diciamo questa amministrazione sta credendo nel lavoro di ognuno di loro. Benissimo, allora l'unica cosa che voglio aggiungere è questo, che altro, c'è un'associazione di Gravina, non proprio di Gravina perché è, diciamo, è del sud, il Corpo Interventi Umanitari, assieme alla Kronos di Barletta, sì, che hanno partecipato al corso di Guardia Zolta, sì, e fra poco dovranno fare il giuramento al prefetto sia di Bari sia di Barletta. Sì. Avete intenzione di coinvolgerli prossimamente queste associazioni certificate? Perché purtroppo ci sono associazioni. Si improvvisano. Allora, uno dei tanti obiettivi di questa amministrazione che da subito abbiamo messo in atto è la comunicazione con la città, la comunicazione e la partecipazione, la compartecipazione delle associazioni di categoria, quelle vere, quelle che danno realmente un contributo al nostro paese. Pertanto, se sono associazioni valide che possono e devono aiutare la nostra città, perché ripeto, noi non possiamo andare da nessuna parte, non perché siamo al sud, perché le cose che si vogliono fare sono sempre tante e noi siamo sempre in pochi, un po' ci mancano un po' i mezzi. Pertanto noi saremmo ben lieti di poter ospitare queste associazioni e di collaborare con loro.
ringrazio molto. È stato un piacere avervi anche qua stamattina, davvero. Vorremmo, questa dimensione vorrà sempre tenervi con noi. Noi siamo sempre a vostra disposizione. D'accordo.